vi stavo introducendo prima, ma voi lo conoscerete sicuramente, Cristiano Cannassa, che è il nostro interlocutore, per un'intervista che peraltro io in qualche modo eseguo, perché i concetti, meno male, per mia fortuna, sono stati preparati e predisposti da Carmine Scoglio, che poi mi ha passato la palla, lo ringrazio, perché dico, deve essere sostenibile, lui non sarebbe stato sostenibile, dico bene, si è preoccupato, non è vero, l'ha fatto per generosità e simpatia. Cannassa adesso è amministratore delegato della SOGEI, ma ha un curriculum da civil servant importantissimo e lo è già stato, peraltro quindi ha contribuito in maniera importante alla progettazione di quello che oggi è la SOGEI, una società di grande prestazionalità nel quadro delle aziende che fanno questo mestiere, la gestione dei dati a quel livello. Quindi diciamo che ci sono dei temi di assoluta importanza per tutta la vita sociale ed economica del nostro paese, che sono veramente nelle mani di SOGEI e quindi del dottor Cannassa. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito e ringrazio veramente l'ANDAF. È un grande piacere per me, l'argomento ovviamente è estremamente di attualità, il tema dei dati, il tema delle imprese, la relazione, l'uso dei dati come strumento di servizio ovviamente, che è il caso proprio che trattiamo oggi, quindi insomma vi ringrazio, esatto, per questo invito. Dottore, il primo spunto era relativo a proprio alla sintesi tra il concetto di servizio della grande impresa pubblica di servizi e il concetto di cittadino, nel senso che alla fine è chiaro che i servizi vanno erogati e costruiti per il cittadino, il tema è capire se il cittadino può sperare di avere almeno gli stessi diritti che ha il cliente, no? Nel mondo delle imprese, perché in fondo il cliente si differenzia perché paga puntualmente l'erogazione di quel servizio lì o l'acquisto di quel prodotto lì, ma anche il cittadino, se è un buon contribuente, come dire, no? Ha un canone annuo a fronte dei servizi che si aspetta di ricevere. Prego. Ma diciamo che soddisfare il cittadino a fronte di quello che poi lo Stato chiede al cittadino ovviamente è un impegno importante per lo Stato e per le amministrazioni, quindi il rapporto che deve esserci e in questo SOGEI è sempre stata una cerniera, no, tra il sistema pubblico, in particolare quello delle agenzie fiscali e del tutto il mondo del sistema delle anagrafi nella loro, diciamo, più ampia idea, perché oggi, diciamo, le anagrafi sono molto più strutturate rispetto a qualche anno fa, fanno sì che oggi il cittadino si attenda dalle amministrazioni una prestazione così come ce l'ha nel privato, così come ce l'ha nel settore dei provider di servizi internet o di altro tipo. Quindi è importante per lo Stato oggi sempre di più mettersi in una logica di prestatore di servizi al cittadino e soprattutto agevolatore del rapporto di questo incontro tra il cittadino e i servizi, che vanno, diciamo, dai servizi di tipo sanitario a quelli di tipo fiscale, che ovviamente sono obblighi per il cittadino, ma devono anche essere semplici da un punto di vista dell'attuazione, ai più, diciamo, diversi poi settori, perché insomma poi magari entriamo un po' dalla scuola, alla sanità e via dicendo. Quindi insomma, sicuramente oggi il fatto di avere dei sistemi informatici strutturati, io sono stato, come ricordava lei, in SOGEI nel momento in cui si era sviluppato il progetto della fatturazione elettronica, della dichiarazione dei redditi precompilata, della ricetta elettronica, quindi tutte cose che oggi diamo per scontato perché le usiamo e le utilizziamo e sono entrate nel vissuto quotidiano delle imprese e dei cittadini, ma
che sono state frutto di un grande salto di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Certo. Dottore, abbiamo ascoltato poco fa dal dottor Fioreschi una ricostruzione avvincente, appassionante, ma anche un po' intimidente dell'impegno che declinare i valori della sostenibilità comporta per una grande impresa. Aggiungo, ma lo sapete tutti, quanto sia poi impattante sul piano ecologico tutto ciò che è digitale, perché assorbe tantissima energia, cioè, diciamo, quei calcoli perfino sulle criptovalute e sul sistema blockchain, sono calcoli inquietanti di consumo di energia. Ecco, per Sogei la declinazione concreta del concetto di sostenibilità come riesce a metterla nel lavoro di tutti i giorni e a trasferirla nella pratica della sua azienda? Ma diciamo, allora, Sogei innanzitutto chiaramente è una realtà industriale, è una realtà industriale perché per erogare i suoi servizi ha bisogno di impianti, ha bisogno di tecnologia, ha bisogno di materie prime, quindi diciamo è a tutti gli effetti un soggetto di natura industriale. Quindi il nostro rapporto con la sostenibilità è quello che deve avere qualsiasi azienda industriale nel misurare innanzitutto l'uso delle risorse, nel fare un reporting sull'uso delle risorse. Noi su questo appunto, sviluppando un report integrato, abbiamo sempre curato in maniera molto attenta questi aspetti, e la sostenibilità poi, anche trattando diciamo di un tema che è quello della digitalizzazione, quindi fondamentalmente della dematerializzazione, è alla base del nostro servizio, nel senso che noi produciamo servizi che sono poi di fatto dematerializzati e essendo digitali possono e anzi devono avere come primo effetto la riduzione dell'uso di carta e quindi anche di consumo di risorse naturali. Quindi questo sicuramente è un aspetto fondamentale. E tra l'altro ci tengo a sottolineare che Sogei è un'azienda che nasce nel 76, in un momento in cui nascevano i grandi progetti di informatica nel mondo, negli anni in cui si fece proprio il primo amministratore delegato di Sogei, l'ingegner Gambarotta, era colui che aveva già realizzato il progetto del sistema informatico della Ragioneria Generale, quindi del bilancio dello Stato e della Corte dei Conti, e ancora prima, nel 68, aveva messo in linea il progetto Arco, che era il primo sistema al mondo italiano, ci tengo a sottolinearlo, sì, per la prenotazione dei voli, dei voli aerei. Quindi il primo diciamo, sistema al mondo era italiano, è stato fatto da colui che poi è diventato il primo amministratore delegato di Sogei. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché ogni tanto, secondo me, ricordare i grandi successi dei nostri ingegneri, manager e di tutte le persone che hanno lavorato in queste aziende è importante, perché la consapevolezza dei successi ci aiuta ad affrontare meglio anche i nuovi progetti e le nuove sfide. Ecco, dottore, nuovi progetti e nuove sfide, ma parlando e continuando a parlare di cittadino al centro e andando un centimetro oltre la domanda predisposta, che è fondamentale, come partner strategici a pubblica amministrazione tutte le imprese sono attive e attente per necessità e per scelta in tanti casi, no? Necessità perché tutte le imprese si confrontano con la pubblica amministrazione dove si tratta di applicare regole e leggi, per scelta quando c'è da lavorare insieme. Bene, tutto questo presuppone e richiede una fluidificazione del rapporto imprese e Stato, perché non veda che ci sono tanti intoppi che si chiamano poi, con sintesi semplice e pacifica, burocrazia.
naturalmente lo strumento principe per sburocratizzare la digitalizzazione, però è anche vero che contro questa naturalezza di evoluzione poi militano spesso interessi, come dire, in qualche modo incancreniti, cristallizzati, che, e qui per non fare altri esempi ricordo che la mia casta, quella dei giornalisti negli anni Ottanta, chiese ed ottenne di essere pagata per abbandonare le macchine per scrivere. Quando io sono entrato nei giornali si scriveva a macchina. Per abbandonare nel corso degli anni Ottanta la macchina per scrivere, tutti gli editori italiani pagarono dei profumatissimi corsi di formazione, che non erano dei corsi di formazione perché bastavano 2 ore, ma erano dei premi, no? Degli indennizzi. E i tipografi vennero invece dimezzati, anche più che dimezzati, con dei ripensionamenti fantastici, gente che ha cambiato vita a 50 anni. Vabbè. Allora, la domanda sulla possibilità di accelerare, proseguire sicuramente, ma anche accelerare la sburocratizzazione, quindi migliorare il rapporto tra il partner Stato e il partner cittadino col digitale, nonostante i lacci e laccioli, beh, è una domanda, no, un po' d'obbligo, poi non pretendiamo risposte, come dire, semplicistiche, perché non sono da lei, ma insomma certamente credo che abbia un'esperienza a riguardo importante. Prego. Ma allora guardi, proprio la mia esperienza e la mia precedente esperienza di Sogei mi ha insegnato che una delle cose più importanti su alcuni ambiti è quello di un'informatica centralizzata e su altri di un'informatica distribuita. Quindi i due ambiti devono tra loro essere in grande armonia ed equilibrio. E l'informatica centralizzata per me è fondamentalmente legata alle anagrafi. E vi ricordo che Sogei nasce sulla costruzione dell'anagrafe tributaria. Il progetto si chiamava Atena, quello della Sogei del 76, che vuol dire Anagrafe Tributaria Elettronica Nazionale. E l'anagrafe tributaria è stata forse, anzi senza forse, la prima anagrafe centrale nazionale, e dopo un po' di anni, a parte l'arricchimento di questa negli anni di questa anagrafe con dati sempre più provenienti da fonti, quindi da canali telematici, quindi trasmissioni e alimentazione di banche dati in maniera digitale. L'altro grande progetto che abbiamo fatto è stato proprio iniziato nel 2012, quello della NPR, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, quindi della centralizzazione delle 8.000 anagrafi dei comuni, con la creazione di quello che per me, che io ho sempre definito il cittadino digitale. Il cittadino a questo punto risiede in un'unica anagrafe nazionale e ha in questa anagrafe degli attributi che sono la sua residenza, il suo stato civile, la composizione del suo nucleo familiare e un'altra serie di attributi, diciamo, che ne arricchiscono, diciamo, e sui quali lui può ovviamente interrogare questa anagrafe in maniera, oggi sapete che acquisire un certificato di residenza, di stato di famiglia, di nascita è molto più semplice di qualche anno fa, bisogna andare in circoscrizione, avere insomma un rapporto con l'amministrazione molto più complesso e burocratico. Quindi avere un'anagrafe oggi aiuta a far sì che poi le altre amministrazioni, collegandosi a questa anagrafe, abbiano la possibilità di offrire altri servizi, quindi diventa un amplificatore di servizi per altre amministrazioni. Quindi le anagrafi, diciamo, centrali, a mio avviso, sono dei pilastri, dei pillar, diciamo, fondamentali della digitalizzazione, e tra questi poi ci sono tante anagrafi, quella degli assistiti in ambito sanitario, quella del ricordo il fascicolo sanitario elettronico, l'anagrafe degli studenti di istruzione superiore che si sta sviluppando col Ministero dell'Istruzione. Quindi diciamo che c'è tutto un mondo di servizi che dal centro possono essere erogati al cittadino e anche alle altre amministrazioni,
valorizzando il dato come dato certificato, perché il dato dell'anagrafe della popolazione residente NPR è un dato certificato dal fatto che è inserito da un funzionario di un comune che ha una postazione certificata ed è un soggetto che ha una qualifica per poter inserire quel dato, e quindi quello è un dato certificato a tutti gli effetti. Anche questo è importante perché avere oggi anagrafi e banche dati con dati certificati assume un valore fondamentale. E questo vale anche per le imprese e per, diciamo, ciò che ovviamente per le imprese vuol dire poter conoscere una situazione di, ad esempio, il cassetto fiscale o una situazione, diciamo, fiscale dell'impresa andando a interrogare i sistemi che oggi sono disponibili e resi disponibili dal sito, ad esempio, dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Così come per le imprese, sempre servizi che attraverso il sistema delle dogane e dei monopoli vengono messi a disposizione da tutte le imprese che svolgono attività di tipo doganale. Quindi sapete che ci sono gli operatori doganali che utilizzano questi servizi digitali sviluppati da Sogei insieme alle dogane, che sono tra l'altro molto avanzati a livello mondiale, diciamo che la velocizzazione delle operazioni doganali ha un valore immenso in termini di attrazione commerciale e attrazione anche per investimenti nel nostro paese, perché un sistema doganale non efficiente sarebbe assolutamente un grande freno, e lo abbiamo visto in particolare, ad esempio, proprio nell'Expo 2015, dove si puntò molto su questo concetto, andando in qualche modo a far conoscere meglio quello che era il livello di evoluzione del nostro sistema doganale. Quindi dogane, entrate, sono tutti sistemi che hanno una valenza per le imprese che non è solo quella, diciamo, dell'impresa come soggetto giuridico contribuente, ma anche dell'impresa inserita in un contesto dove comunque ha una sua controparte che la conosce, che la valuta, che sa che sta andando bene, sa che sta andando meno bene. Magari proprio il fatto di sapere che sta andando meno bene un domani può essere utile nel momento in cui, ad esempio, si dovessero decidere di interventi di natura attraverso fondi pubblici per le imprese. Quindi il fatto di avere imprese che sono tra l'altro, tra virgolette, hanno una loro conoscibilità anche per le banche dati pubbliche, è importante poi per l'erogazione anche di contributi pubblici. Bene, dottore, con assoluta puntualità sul nostro countdown abbiamo utilizzato il tempo che potevamo chiederle e la ringraziamo di cuore. Tra l'altro, ascoltare qualche valutazione positiva e anche, diciamo così, prospetticamente attiva e attuabile, dopo la consapevolezza di tanti problemi che invece dobbiamo affrontare senza ancora avere chiarezza assoluta su con quali risorse e con quali tempi, quelli della sostenibilità, è rinfrancante. Quindi grazie da tutti, anche di questo, ripeto, sono stato portavoce delle domande di Carmine e buon lavoro, ne ha tanto, però ha dimostrato ampiamente di saperlo fare assai bene nell'interesse del cittadino al centro. Quindi grazie mille da tutti noi. La Arrivederci. ringrazio molto e saluto tutta la platea. Grazie. Arrivederci. Grazie, buonasera.